È mattina, ora della colazione. C'è chi ancora risente dei duri attacchi subiti durante la notte. Che è successo? Me ne vado. Oggi chiamo mia madre. Voglio andare a casa. Questi problemi vanno affrontati, non è che il primo ostacolo prenditi, giri e te ne vai, eh. Mai mollare, mai nella vita. In questo momento non mi sento molto accettata dal gruppo. Mi hanno attaccato. Quando io provo solo a difendere altre persone, quindi... Boh. Io ieri ho difeso Maggie perché non mi piaceva come aveva reagito, mi dispiaceva per lei. Scusatemi, se quando vedo una persona piangere io sto male. Se poi si fa la vittima non è colpa nostra. Non si può fare la vittima a 14 anni e non si possono avere le mammine. Quello che abbiamo fatto a Maggie la stiamo facendo tutti i giorni a Mariana. Peggio. A Martina. Peggio. A Sara. No, ti prego. Sì, ma è diverso. Roberta. Non so, ma se lei reagisce così per un pedino, forse perché dovete convincere. E poi dice che non ha amici. Sì, ma forse... No, io non ho detto che non ho amici. Sì, l'hai detto. No. Sì, l'hai detto. E poi hai detto che noi non ti integriamo nel gruppo. No, io quello dell'integrare nel gruppo non l'ho detto. No. Per me Claudia non vale niente, questi atteggiamenti non sono da persone mature, come dice lei, e non mi sembra giusto. Raga, risolviamo sti problemi. Ci abbiamo 14, 15, 16, 17 anni, cerchiamo di riprenderci un secondo. Oh. Vabbè raga, io vi chiedo scusa ieri per aver consolato una ragazza che piangeva dando la colpa a voi. Scusatemi se mi sono... No, ricominciamo. Basta col vittimismo. Vilma è una persona molto incoerente, una persona che fa tanto la vittima ed è una cosa che proprio non sopporto. Tranquilla, tanto me ne vado. Madonna santa, i problemi non si risolvono così, non si scappa dai problemi. Ma non voglio andare per colpa vostra, voglio andare per cazzi miei. Allora cos'è? Prima ci minacci, se non continuate io me ne vado, poi non me ne vado ma per cazzi miei. Allora se ci sono delle cose che non mi scendono, sono l'incoerenza, la falsità e il vittimismo. E in questo momento hai messo le carte in tavola esattamente con queste tre cose. Quindi non fare i versi però, è almeno questo. Non sto facendo versi, no, va bene. Ho detto va bene. Credo che quella più aggressiva con me sia Claudia, perché probabilmente non le sto molto simpatica. Chiudiamo che non succeda più, buonanotte. Raga, non mi sentite parte integrante del gruppo, va bene, con te non ci parleremo più, punto. Perché io queste cose non le voglio mai più vedere in tutta la mia vita. Maggie e Vilma dovrebbero proprio smettere di piangere e cominciare a crescere, perché la vita sta là fuori, non sta dentro a casa con mammina che ti protegge.